alle 20:20 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta dell'8 maggio 2015 con inizio alle 9:30. Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Baretta, Di Lello, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Santerini e Valeria Valente sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 81, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 6 maggio 2015 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, il senatore Luis Alberto Orellana, in sostituzione della senatrice Loredana De Petris, dimissionaria. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza urgente all'ordine del giorno è la numero 2944 dei deputati Capelli e Dell'Ai concernente iniziative di competenza volte a garantire un'adeguata dotazione organica del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la Regione Sardegna, nonché la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco in servizio temporaneo. Chiedo al deputato Capelli se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, onorevole, ha 15 minuti. Grazie Presidente. L'interpellanza in discussione prende spunto da alcuni dati molto significativi che ci aiuteranno sicuramente a capire il contesto nel quale maturano alcune perplessità inerenti l'organizzazione e di conseguenza l'efficienza del Corpo dei Vigili del Fuoco nel territorio nazionale nel suo complesso e in particolare in Sardegna. Stante l'ultimo censimento, l'Italia è il quarto paese dell'Unione Europea per popolazione, dopo Germania, Francia e Regno Unito. L'ultimo censimento registra infatti oltre 60 milioni di abitanti nel nostro paese, con una densità demografica di oltre 200 persone per chilometro quadrato, la più alta d'Europa. In questo contesto, il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco conta circa 28.000 unità, mentre ne sarebbero necessarie almeno altre 15.000 per garantire una vera efficienza, considerando anche il turnover annuale per i pensionamenti, che si aggira sulle 500 unità annue. La riforma dovuta alla legge 252 del 2004 ha di fatto colpito duramente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, collocandolo in un sistema più vicino alle logiche della pubblica sicurezza piuttosto